Bentornati sul canale di Access00, bentornati a un nuovo episodio di Super Smash Bros. Ultimate. E quest'oggi andremo a sbloccare l'amiibo di Samus tutta zero. Vediamo un po' che succede, eh. Per sbloccare gli amiibo bisogna andare in giochi ed altro. Poi posizioniamo l'amiibo di Samus tutta zero sopra, perfetto, al controller. E qui si può scegliere un po' la variante, le varie varianti. Quindi ne abbiamo 8 per l'esattezza. Io direi di prendere quella classica, cioè lei, perché mi sembra anche così, è proprietario Axios, nickname Samus, ma anche sì, quindi perfetto, ci sta sbloccati anche questo amiibo. Guardate qui, troppo forte, Samus livello 1, me lo ci vediamo un attimo anche gli amiibo, possiamo potenziarla, possiamo fare imparare il nostro PS in un incontro. Ok, poi vedremo un po', cambia nickname, proprietario e quant'altro, fai ereditare al PS le abilità degli spiriti in tuo possesso, tipo... Perché questo potrebbe essere interessante. Poi far aumentare di livello gli amiibo che si sono trasformati in PS. Ereditare le abilità di uno spirito li renderà più forti. I PS possono ottenere punti esperienze e apprendere abilità. Mandali a combattere e diventeranno sempre più esperti. Ma tipo, scegli lo spirito da cui ereditare i poteri. In che senso? Perché, cioè, non è che mi fa schifo sinceramente usare, perché non vorrei poi perdere lo spirito in sé per sé, capite? Vorrei tipo velocità più di questo Mighty Gazelle. Lo spirito andrà perduto. Vedete, sotto eredità c'è scritto. Quindi no, fermi tutti. Buoni tutti così. Tornati da Sagat, mi sembrava anche giusto darcelo a scoprire un po'. No, Ale, Sagat andava combattuto. Non andava, ha fatto altre cose. Quindi entriamo. Andiamo a cambiare la formazione perché abbiamo un Octoling che non ci è utile per niente. Abbiamo preso Vega l'altra volta, è vero. Me l'ero completamente dimenticato. Io ci metto poco a dimenticarmi le cose, come ben sapete. Abbiamo Chun-Li, che mi piace parecchio, che è verde, ma avevamo anche il nostro Toddino, era verde ed è già a livello 99. Quindi io, non per cattiveria, ma sarei per provare a farlo evolvere. Tra l'altro mi ha regalato anche 5 snack medi, il gioco, perché ho sbloccato una certa cosa nello scorso episodio. Non lo so, quando sono arrivato a accendere il gioco mi ha sbloccato un'immagine e mi ha fatto vedere che avevo 5 snack medi in più. Quindi andiamo un po' ad utilizzarli, perché così facendo dovremmo arrivare precisi a 99. Vediamo un po' di non sprecarli e vediamo chi diventa Toad, perché mi avete... detto che è? Quello è Capitan Toad! Dai! Sì! Voglio farlo evolvere! Sì! Capitano! Grande capitano! Mitico lui! Capitan Toad! Yes! Grandi! 3150 attrazione di strumenti! Bonus schifosissimo! Oddio! Ma attrazione di strumenti a volte può essere parecchio utile, per la verità. Però bellissimo averci il capitano, dai! Fantastico! Allora, potenziamolo un po' e l'andiamo a usare, dai! Potenziamolo un pochino, facciamolo superare il 50 e l'andiamo ad utilizzare, perché il capitano è il nostro capitano. Se seguite la serie sul canale, le mie serie sul canale, sapete perché. Tra l'altro ho portato anche quella di Captain Toad Treasure Track per Nintendo Wii U, che poi è praticamente uguale per quello di Switch. Quindi, allora, a parte cambia poco, cambia veramente poco, mettiamo l'immunità alla caduta, che mi piaceva, e mettiamoci anche il nostro buon vecchio Gassovo, perché no, l'aiutante! No! No! Ma non aiutante! Ma mi disintegra con aiutante! Mamma mia, la Duken! E io ti sbombazzo con la palla da bowling e con l'ombrellino! Vai, vai abitante che le prendi bene. Mamma mia, l'abbiamo evitata, non si sa neanche come. Vai, calci, no, no. Vai così. Mamma mia, mi sta smembrando. Dai che ce la facciamo. Dai abitante. Ok, perfetto. Sapevo che sarebbe andata a finire male. Vai Gironio. Ah! Ma non gli ha fatto niente, o sbaglio? Cioè, non si è manco mosso. Ma che è sta storia? Vai di rapa. No, attenzione. Gironio fa il suo lavoro. Ma li ha sentiti qualche... cioè, riprovo, giusto così per spirito sportivo più che altro. Ma qualche colpo lo ha sentito lui? No, perché io l'ho visto bello, tranquillo, rilassato. Cioè, della serie... chissene dei tuoi colpi. Gironio un po' di male lo fa. È che io se magari smettessi di prendere questi... Ho provato a stare lì perché ho detto magari gli facciamo effettivamente un po' di danno.
Vai coi colpi! Non li sente, è per quello, non riesco a bloccarlo. Non riesco a fermarlo ed è un problema estremo. Anche se effettivamente... No! Mamma mia, vai Gironio! Ok, allora sta andando abbastanza male, però non peggio di prima, o forse sì. No! Mamma mia, giù! Ora, con la palla da bowling, ci ho provato! Via! Gironio! Mamma mia! Ma vola di sotto, vola, che non ti vengo a riprendere, dannazione! C'è vita di sotto, vai pure, vai! Non ti preoccupare, cambio personaggio, per l'amor del cielo! Qui abitante... no, no, proprio no. Mi piacerebbe però usare tipo Bowser, un qualcuno tipo Bowser. Sarebbe utilissimo Link qui, perché col fatto che ha l'arco, secondo me... Lo distruggiamo. Però voglio riprovare con Capitan Falcon. Che da un po' ora che non lo utilizziamo Capitan Falcon. Stavo per andare su Bowser, ma dai, divertiamoci un po' con Capitan Falcon e vediamo un po' che succede. Tra l'altro, ora mi è venuto in mente, il Gassuovo mi stava intorno quando era a terra, proprio perché abbiamo l'attrazione degli strumenti e quindi riusciamo a gestirlo in questo modo. Vieni qui, vieni. Ok, perfetto. No, devo ricordarmi i tasti. Ah, fa un male cane, ma li facciamo male anche noi. No, ok, Falcon Kick, ma Falcon Kick dalla parte giusta. Mamma mia. Ci siamo disintegrati, entrambi nel giro di 30 nanosecondi. Perfetto, vai Falcon Kick, no. No, dannazione, però 27,3%. Sono più veloci con Capitan Falcon, decisamente sono più veloci queste battaglie. Ne faccio due anche con Capitan Falcon perché mi sembra giusto così, visto che ne abbiamo fatte due con l'abitante. Ed è andata malissimo, con questo è andata abbastanza male, però poteva andare decisamente peggio. Se io sto basso, non ho capito ancora se con Capitan Falcon riesco ad evitare gli attacchi da... Vai, ok. Io devo rivedere se questo... No, non li abbassa. Ok, non li evito, perfetto. È un po' un problema. Vai, no! Ora! Benissimo così! Sbagliato tasto io! È perché sono abituato con gli altri personaggi adesso e quindi sbaglio tasto abbastanza bene. Nel senso velocemente, bravo! Il fatto che non subisce colpi non mi dà l'opportunità di attaccarlo per più tempo. Come vedete lui rimane immune a qualsiasi tipo di attacco, non si stordisce. Quindi è un problema, ma non ci arrendiamo. Sì, grandi, grandi così, prima che la potesse usare. Mamma mia, gli siamo andati proprio di gomito, non so di cosa, al petto. Però ce l'abbiamo fatta. Sbloccato quindi Sagat, attacco con pugni plus. Wow, 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 perfetto, ci sono sbloccati anche diversi snack, che è molto importante, è stato abbastanza tosto come combattimento, però va un po' imparato a gestire, poi si fa, è più fattibile. Chi abbiamo lì? Dalsim, mi sa, sapete? Sa che è proprio Dalsim, perché siamo nelle sue zone qui. E invece no, è Mr. Bison, ok, non l'avrei mai detto, quindi è l'ultimo personaggio spirito in questo caso, tra l'altro 4 stelle. 4 stelle con Ganondorf, tra l'altro. Qui sarebbe da prendere Link. Il nemico rifletterà i proiettili. Le mosse speciali del nemico saranno più potenti. Poi altro, potenza attacco meno, potenza di attacco plus, capacità di salto minus. Mamma mia. Tra l'altro 13.006, più che immunità alla caduta. Questo è relativa all'immunità alla caduta. Proviamo a fare... non saprei neanche chi prenderci, francamente, qui. Mossa speciale standard di Barrog in più. E ci prendiamo come personaggio, non Capitan Falcon. Proviamo a prenderci Link, anche perché abbiamo Ganondorf contro. Dai, Link ci sta bene in questo caso. Non credo riuscirà stavolta a farcela, però lo cambiamo anche e lo prendiamo come... Anzi no, teniamoci Link, quello di Breath of the Wild. Tra l'altro proprio ieri è uscito l'ultimo episodio della mia serie di The Legend of Zelda Breath of the Wild, nel caso ve lo siate al momento perso, e proviamo a vedere che cosa riusciamo a fare con questo Ganondorf, che mi fa veramente paura. Il nemico rifletterà i proiettili, noi come proiettili tecnicamente abbiamo solo le frecce, vediamo un po' subito, ok, quindi non li facciamo, l'arco è inutilizzabile in questo caso, no, non sapevo cosa stava per fare, quindi ho provato ad attaccare normale, proviamo ad attaccare così, perfetto.
Mi fa molto danno quando attacca, però non è così complicato, cioè non è così aggressivo come pensavo. Peccato. Vuoi continuare? Scherzavo, scusi. Scusi, veramente, non volevo dire ciò. Cioè sembrava proprio avesse risposto della serie Motte aggiusto io, Motte sistemo io. Effettivamente mi ha un pelino polverizzato alla fine, una spadata clamorosa nel viso, che è stata... cos'era? Non ho capito bene. Giustamente sono rimasto fermo come un idiota. Ok, prima era andata meglio prima. Mamma mia, quell'attacco se ti prende ti disintegra. Ce l'ho fatta a fargliela esplodere. Va, no, Link, via. Perfetto. Quindi ribatte anche il boomerang. A questo punto, calcolando com'è messo il l'avversario, i bonus e i malus dell'avversario, sarebbe più quasi da fare una cosa con Bowser. Riproverò un altro po' di volte con Link, poi ci rivediamo. Se non ci riesco con Bowser nel caso, perché Bowser non ha proiettili, quindi secondo me è più utile in questo caso. Due cattivoni a confronto. Ci ho provato, ragazzi, e non riesco a batterlo, veramente. Non ci riesco, sono al 61.2%. Secondo me ho ancora degli spiriti troppo deboli per battere questi da 4 stelle. Mi avete spiegato un po' come fare a battere se non altro. Però questi da 4 stelle ancora sono troppo avanti per ora, per i miei spiriti. Come avete visto, loro hanno spirito da 13.600, 13.900, noi solamente da 5.000 e poco più. Quindi per il momento lascio stare qui e vado a fare l'altra battaglia. Non vi preoccupate, non è che li lascio lì e poi non li vedremo più, li farò, tranquilli. Tra l'altro mi avete spiegato un po' come risolverla con e cioè usando le barre di fuoco, che era un po' quello che avevo immaginato anch'io. E effettivamente potrebbe essere utile. Nel frattempo io mi ero provato anche a usare Capitan Falcon, avevo provato ad usarlo, ma non sono riuscito a fare abbastanza, anche se forse il personaggio col quale sono andato più avanti, con quale me la sono lottata di più, calcolando le sue abilità, però non è abbastanza, non gli faccio abbastanza danno, obiettivamente. Lui dopo diventa una cosa allucinante, più avanti, quando gli arrivano tutti quei bonus dati dal livello. E diventa veramente, veramente infattibile. Ed è un peccato perché sinceramente mi piaceva molto come cosa. Vabbè, peccato. Comunque io direi di prenderci, non lo so, qualcuno di diverso, giusto per non utilizzare sempre i soliti, anche se li dovrei potenziare. Perciò per ora, vabbè, prendiamo il nostro, Gironio, stavo per dire, ma mamma mia, li ho tutti schifosi di blu, Ce ne fosse uno decente di blu. Cioè, veramente, è qualcosa di allucinante. Prendiamo un po' di questi neutri e andiamo col Goomba. Soddisfazione personale del Goomba. Potenziamolo un po' e dovrò fare questo. Non è che ho altre alternative, quindi facciamo in questa maniera. Facciamo arrivare al livello 70. Fa schifo, però sono soddisfazione avere un Goomba come aiutante. Quindi vada per il Goomba. Prevedo tragedia, ma dai che ce la possiamo fare. Spostamento, mossa speciale standard, mi va bene. Auguratemi in bocca al lupo, veramente, perché finirà male. Finirà molto male. Il nemico inizierà l'incontro con una bacchetta di Leap. Ah, ste bacchette di Leap. Con Falco, tra l'altro. Che carino il posto. Oh, bravo Toddino. Finalmente hai fatto qualcosa che è servito. Bravo Toddino. Vai, Peach. Scaraventa fuori dal basso. Verso l'alto. Grande lei. Mitica lei. Ok, avevo una rapa. Non sapevo come usarla. Ho provato a lanciarla fuori, ma non è servito a un granché. Ah. No, occhio. Occhio, Peach. Quasi. Vai ora. Dov'è? Che è successo? Perché non mi ha attaccato? Non me l'ha preso, l'ho preso adesso. Grande Peach. Mitica Peach che fa del male fisico non indifferente quando vuole. Farfetched. Ci siamo presi bacchetta di Leap. E che già sappiamo perché già abbiamo usato. Quindi ci siamo sbloccati lo spirito di Farfetched che ci dà la bacchetta di Leap. Va bene, questo combattimento è durato un istante. Abituato come ero prima con le 4 stelle, farne uno da una stella obiettivamente è un po' riduttivo. Quindi va bene, che siamo nel mondo dei funghi. Che è questa cosa? È Pikmin. Quello di sotto era Pikmin, questo di sopra no. Io direi di provare a fare Brittany 3 stelle e poi ci salutiamo, perché questa Brittany 3 stelle mi sa che mi darà del filo da torcere non indifferente.
possiamo riprenderci il nostro capitano, che con Peach ci sta anche bene, effettivamente non è male come cosa. E direi di utilizzarci il nostro danno in corsa, visto che comunque corriamo con Peach, eh. Con Peach corriamo, non so se ve ne siete resi conti, ma io proverei un contrattempo, vince entro il tempo limite, diventerà più potente mangiandole il cibo, gli strumenti non ho visto, ma prevedo sia un male per noi, quindi ok. Vai da sotto! Vai Peach! Ma Peach, vai! Quando ti dico vai, vai, dannazione! No, che fa? Dorme? Peach! Mi sembra quasi che non arrivi all'attacco giusto da sotto con l'attacco potenziato normale. Cioè che non riesca proprio ad arrivarci ad attaccarlo da sotto. Vedete? Perché forse è più preciso come attacco di quel che penso. Ed è per quello che non ci arrivo. Allora, momentaneamente non la vedo complessa come cosa. Vediamo un attimo se continua. Ritorna pure lì. E stavolta mi ha fregato perché ero troppo lontano io. 54, 57. Wow! Che è? No! Maledetto. Ah, l'attacco verso l'alto normale che non sopporto. Devo usare l'ombrellino. No! Giuro che pensavo di averla vinta la battaglia. Da mo anche. Mi sembrava molto semplice come combattimento. Estremamente semplice. Evidentemente mi sono addormentato io a un certo punto, come avete ben potuto vedere. E non ce l'ho fatta. Più che altro è che non capisco cos'è questo... questa specie di... era un Pikmin che mi fa quel danno continuativo nel tempo? Perché... oh, questa volta è entrato, dannazione! Ah, l'attacco da sotto! Meno male, perché sennò veramente... io direi di continuare a utilizzare questo, visto che serve... vai! No, brava Peach, bravissima Peach! Vai ora! Ma non così! Sti... Pikmin sono fastidiosissimi. È lenta nel recupero colpi quando va qualcosa male, Peach. È veramente molto lenta a recuperare un colpo se va a vuoto. Troppo lenta. E questo indica che il nostro Pikmin ha un bel po' di tempo per farci del male fisico. Vai! Che mossa mi hanno fatto i tizi, i Pikmin? Sono stati... è stata bellissima questa. Parato! Ah, grande così! Vai ora! Ma non a prenderli! Ma... no! Sì, lo so che sto facendo sempre la solita mossa, ma quella che mi sembra più effettiva rispetto a Alf! Io sto continuando Pikmin, ma è Alf in questo caso. I Pikmin sono quelli piccoli. Ah... mamma mia, cosa non ho rischiato! E vattene fuori, dannatissimo! Non se ne può andare, eh? Guardate voi se... no! Peccato. Vuoi continuare? Mamma mia, ce l'abbiamo fatta stavolta a volarlo fuori. Quando uno sta più concentrato, le cose migliorano un tantino. Comunque, aiutante, asso, immunità a cambi gravitazionali. Questa potrebbe essere interessante in certi scenari che ancora non abbiamo visto. Garantisce l'immunità ai cambi di gravità. Brittany? Ok, va bene. È uno spirito che sicuramente ci tornerà utile andando avanti, ne sono più che sicuro. Comunque noi per questo episodio ci salutiamo qui. Io vi ricordo, se vi va, di condividere questi video sui vostri social, se vi va di lasciare un like al video se il video vi è piaciuto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!